Un filo rosso, o meglio un naso, unisce il Sud Italia all'India. È la nascita della chirurgia plastica. Il percorso che faremo oggi è un percorso frammentato, a tappe frammiste. È un percorso di grandi e innovative tecniche, ma anche di grandi capacità di comunicazione, di studio e di ricerca. Con un triangolo ideale, conisce Bombay, un cannolo siciliano, perché no un po' di Induja, e ci beviamo anche sopra un bel tè all'inglese, oggi parliamo della nascita della chirurgia plastica e della nascita della rinoplastica moderna. Io sono Federico e vorrei portarvi con me in un viaggio nel tempo che ci porterà a parlare di quella che è stata la medicina nei secoli, di quelle che furono le esperienze che l'hanno forgiata per come oggi, di quelle storie che l'hanno costruita, che hanno consentito di rendere la medicina quella che è oggi. La medicina spesso si plasma nei confronti della società per mille motivi, ad esempio rispondere alle patologie più frequenti che si sviluppano. È questo uno dei casi, o meglio, è questo uno dei nasi. Sì, perché gli indiani a rifare i nasi erano diventati bravissimi già nell'antichità. Sì, nell'antichità le leggi imponevano, come forma di giustizia di fronte ai crimini commessi, le più svariate pene corporali, e fra queste forse la più utilizzata era la mutilazione e il taglio del naso. Il taglio del naso garantì infatti uno sviluppo della medicina non sano, sia ben chiaro, esattamente come le guerre hanno contribuito allo sviluppo della pratica ortopedica e dei traumi. Ecco che la chirurgia plastica qui però mosse i primi passi, perché di fronte ad una così alta domanda si richiedeva ai medici di costruire, nel modo migliore possibile, il naso, di poterlo ricostruire alla persona mutilata in modo che gli altri non potessero riconoscerla come condannata, e dando di nuovo la possibilità e una nuova occasione sociale di reintegrazione alla persona. Questa storia mettiamola da parte e concentriamoci adesso su quella che invece è la nostra penisola. Già Ulo Celso aveva parlato della ricostruzione del naso, medico romano noto ai più per la famosa tetrade rubor tumor calor dolor et functio lesa, che però l'ultima venne poi messa da Virchow qualche millennio più tardi. Siamo nel 45 d.C. Da lì il salto è lungo. Si va diretti in Sicilia, 1412. Re Ferdinando concede la licenza per la guardia di Palermo alla famiglia Branca di Catania. Sì, ma perché questo è importante? Perché Gustavo Branca, il padre, e Antonio, il figlio, erano diventati famosissimi nella pratica ricostruttiva del naso. Sappiamo poco altro, o meglio, avremmo saputo poco altro se non ci fosse stato un personaggio, che poi menzioneremo, ma insomma, non andiamo oltre. Limitiamoci a dire che Gustavo e Antonio Branca erano diventati eccellenze nella pratica chirurgica della ricostruzione del naso. La tecnica e i metodi non furono molto tramandati, forse per volontà personale, forse per altri motivi. Sappiamo solo che di questa tecnica vennero tramandate molte ipotesi e racconti, ma non direttamente connesse agli stessi Branca. In contemporanea, ai Branca, un'altra famiglia si affermava in questa pratica, sempre nel sud Italia, i Vianeo, Gustavo e Vincenzo Vianeo in particolare, che tra Lamezia Terme e Maida erano diventati rinomati in questa pratica. Non risultarono contatti né conoscenza reciproca fra queste due famiglie. Fatto sta che, alle nostre latitudini, ci si rifaceva il naso. Ma perché alle nostre latitudini ci si rifaceva il naso? Volevano essere tutti con il naso alla francese? No, tutt'altro. Se in India c'era una questione anche legislativa, alle nostre latitudini, con l'arrivo delle calavelle e il suo ritorno, oltre ai pomodori e alle patate, ci portammo dietro dalle Americhe anche varie patologie, e fra queste, forse la più famosa era la sifilide, in grado di dare malformazione come il naso a sella. In più, le guerre, i traumi e tutto quello che già c'era facevano il resto. Continuiamo questa risalita nella penisola e arriviamo a Bologna. Un viaggio che compì a ritroso, però stavolta, un altro personaggio di questa storia, Fioravanti, che stimolando le conoscenze accademiche dell'Università di Bologna andò direttamente a conoscere questa pratica, incontrando direttamente Vianeo. Riscontrata e analizzata la tecnica, venne menzionata in alcuni manoscritti e trasmessa ai posteri. Fra i posteri, ma nemmeno troppo, circa mezzo secolo dopo, forse meno, ci fu un altro professore di anatomia, Gaspare Tagliacozzi. Tagliacozzi è uno dei due vulnus di questa storia. Lo conferma il fatto che il suo faccione è ancora oggi il logo dell'Associazione Americana di Chirurgia Plastica. Di Tagliacozzi si potrebbe dire molto.
Innanzitutto non fu solo un medico, fu anche filosofo, cosa abbastanza classica per l'epoca, e si ritrovò poi a laurearsi a medicina a Bologna e a diventarne un professore come lector nel 1570. Il nome ci dice molto, era originario di Tagliacozzo, paese vicino a Bologna, e non c'erano grandi alternative considerando il fatto che in effetti i medici che potevano insegnare a Bologna erano solo e solamente di origine bolognese. Girò per l'Italia, ad esempio giurò fedeltà al Papa, e fino a ad accettare varie richieste di operazioni, ad esempio per il Granduca Ferdinando I di Parma e per Gonzaga a Mantova. Nello studio e nella ricerca fu in grado, definitivamente, di raccogliere le esperienze dei branchi di Vianevo, anche tramite Fioravanti, e poi di migliorarle e trasmetterle per filo e per segno in un grande tomo, considerato ancora oggi il primo grande libro dedicato interamente alla chirurgia plastica. Si chiama De Curtorum, chirurgia per incisionem, la chirurgia delle mutilazioni per mezzo degli innesti. Di Gaspare Tagliacozzi è forse questo il primo importante testo dedicato interamente agli innesti, sicuramente il più importante del 1500, però che ha segnato definitivamente la storia della chirurgia plastica e probabilmente il suo inizio. Si preparava il paziente con una struttura apposita che gli ponesse in vicinanza l'arto superiore sinistro, nella sua parte interna al naso o comunque al viso, dopo che era stato tagliato con un apposito lembo di pelle, una forma di parallelepipedo. A quel punto si rovesciava il pezzo di pelle staccato su tre lati verso il naso e lo si innestava modellandolo con delle forme preimpostate, come se fosse ad esempio il DAS che oggi utilizziamo, in modo da ottenere la forma voluta, e a quel punto si potevano andare a scavare le due narici. Si plasticizzava letteralmente il naso, come se fosse fatto d'argilla. Si cuciva poi tutto con ago e filo e si lasciava il tutto aderire. Il paziente rimaneva per settimane col braccio legato al naso fino a che non avevano aderito tutti i bordi, e poi, qualche settimana dopo, si staccava l'ultimo nembo che era collegato all'arto superiore. Era una sorta di strana gabbia che il paziente era costretto a tenere almeno un paio di settimane prima che i tre lembi avessero aderito al naso. E lo metterò qui come immagine del podcast, per chi lo ascolta in podcast, e in video se lo vedete su YouTube. La morte anche del nostro Tagliacozzi fu un atto strambo. Morì nel 1599 e sepolto nella chiesa di San Giovanni Battista a Bologna, posto vicino a un convento delle monache. Qui si racconta, qualche settimana dopo, che si sentì urlare di notte contro Tagliacozzi. Le monache, spaventate, sembra che l'abbiano disseppellito e l'abbiano poi spostato l'intero corpo al di fuori della struttura. Da questo fatto si era sparsa la voce che la chiesa fosse contraria all'arte chirurgica plastica e l'opera del Tagliacozzi. La realtà è un'altra. In realtà, ad esempio, Tagliacozzi giurò fedeltà al Papa. E non solo, per un periodo fu giudice proprio per la valutazione dell'indice dei libri proibiti. Pensate un po'. Joseph Constantin Carpue esitò particolarmente a scegliere il proprio futuro. Tanto, forse troppo, oggi diremmo, ma non così tanto da far sì che venga ancora considerato l'altro padre della chirurgia plastica e della rinoplastica. Nasce in Regno Unito, 1764, a Brook Green, da una fervente famiglia cattolica. Non a caso frequentò un liceo di gesuiti e la prima idea arrivò ad essere quella di diventare prete. Idea che tramontò nel giro di qualche tempo, ma di un'idea chiara ancora non c'era un'ombra. Carpue, da buon indeciso, si fece l'idea di seguire le orme dello zio e si dette all'attività editoriale e giurisprudenziale, che lo attirò per qualche anno. Poi, accantonata anche quella, pensò per un periodo, ammaliato da Shakespeare, di diventare attore. Ma il colpo di fulmine arrivò in ospedale. 5 agosto 1796, Carpue si iscrive ad un corso annuale al St. George Hospital e da lì fu tutta un'altra storia. A 32 anni, infatti, si iscrisse a medicina, un'età che oggi viene considerata da molti erroneamente tarda, figuriamoci per l'epoca. La medicina dell'epoca e quella di oggi sono due entità totalmente diverse. E questo sicuramente aiutò anche il nostro Joseph. All'epoca, infatti, la carriera chirurgica era totalmente differente da quella medica. Il percorso di sviluppo e formazione dei protochirurghi era meno oppressivo di quella dei medici e richiedeva molte meno quantità di ore di studio. E in termini di tempo, le lezioni erano più applicative. C'erano l'esame anche lì, certo, e su questo Carpue sapientemente ci costruì un piccolo business. Era abile conoscitore dell'anatomia, veniva pagato da vari studenti per imparare l'anatomia e prepararsi all'esame di fellowship. Tanto noto e popolare tra gli studenti da chiamarlo professor Gessoso.
Questa sua capacità veniva notata anche dagli altri chirurghi, che se lo contendevano come assistente e pagandolo profumatamente. Carpuè nel frattempo era diventato chirurgo ed emergeva la sua capacità di studiare e di far ricerca, curiosità di sperimentare anche le moderne teorie, quella modalità che oggi definiremmo appunto di ricerca scientifica vera e propria. Si appassionò dapprima al galvanismo e poi successivamente ai nasi. Sì, la rinoplastica lo appassionò negli anni di studio, non sappiamo bene come. Probabilmente Carpuè non andò mai in India, è probabile invece che gli arrivarono manifesti direttamente dall'India. Immagini, illustrazioni, scritti sulle pratiche chirurgiche che venivano fatte in India. Questo perché era fedele amico di Banks, era presidente del Royal Surgeon. È ragionevole pensare che questi incartamenti passassero dalla Royal Surgeon e ovviamente Carpuè si appassionò alla pratica e da lì cercò il momento opportuno per applicare le teorie che aveva appreso nelle lontane Indie, non direttamente ma indirettamente. L'occasione arrivò nel 1814, quando un capitano dell'esercito, Williamson, richiese un'operazione al naso per una deformazione data, secondo le indicazioni date dal capitano, da intossicazione da mercurio. Carpuè presentò al paziente le alternative chirurgiche, studiò nel preoperatorio la durata dell'operazione. Non c'era anestesia, quindi andava calibrata tutta l'operazione in tempi stringenti. Questo era essenziale, un quarto d'ora, 20 minuti massimo. Preparò poi dei modellini plastici in cera che presentò al paziente e successivamente passò alla pratica. Il naso del capitano Williamson venne studiato accuratamente, anche nel post-operatorio e valutato periodicamente. Il tutto venne trascritto accuratamente, menzionando anche le fallacie della tecnica ed eventuali problematiche sopraggiunte successivamente. Insomma, a quella seguì una seconda operazione al naso, al comandante Latham, mutilato per un colpo di sciabola, con lo stesso identico protocollo, ma applicando un'altra teoria e confrontando i risultati. Da lì partì negli anni successivi in Europa per studiare ulteriori tecniche di ricostruzione del naso e trascriverle per ognuna valutando i pro e i contro, valutando le complicanze e successivamente i tempi di operazione. Chiamò il metodo utilizzato su Williamson come metodo indiano, perché era stato appreso dai chirurghi indiani, differenziandolo dall'altro metodo, che chiamò metodo italiano, che era quello trasmesso da Gaspare Tagliacozzi. Durante i viaggi, infatti, venne coniato anche il termine rinoplastica. Arrivato a Berlino, per conoscere un luminare dell'epoca in ambito della chirurgia, von Graefe, quest'ultimo rimase impressionato dall'opera di Carpuè sulla ricostruzione dei nasi. Von Graefe replicò la tecnica di Carpuè su se stesso e usò queste tecniche per poi trascriverle in tedesco e tessere le lodi del chirurgo britannico, creando una nuova parola per riassumere le caratteristiche di questa operazione, la rinoplastik, da qui il termine utilizzato ancora oggi, rinoplastica. Carpuè, nella sua opera chirurgica, non fu un mero ricostruttore di nasi. Nella sua applicazione si scorgono i semi di alcune modalità di procedura chirurgica che si utilizzano ancora oggi. Lo studio prospettico post-operatorio, l'attenzione alla privacy, la valutazione anamnestica, la valutazione dei protocolli chirurgici, il modello informativo preoperatorio. Questo lungo percorso, che racchiude in sé Italia, Inghilterra e India, da cui parte tutto questo, è la pratica e la storia della ricostruzione nasale, almeno fino alla metà dell'Ottocento. Niente, io vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al canale se avete piacere a sentire di queste storie della storia della medicina e, se vorrete, vi aspetto nei commenti per avere eventuali proposte, idee, opinioni sul caso.